Ancora Dagnone con Viaggio in Molise, ancora per raccontarvi della rappresentazione della passione della resurrezione di Cristo proposta come sempre dai giovani agnonesi, quest'anno in un contesto davvero particolare, la chiesa di San Francesco che vedete alle mie spalle. Francesco Spadanuda, quando Fabio Verdone chiama, rispondi sempre presente. Quando si tratta di fare qualcosa per portare in alto l'immagine di Agnone, ci sei. Questa sera interpreti il ruolo di Giovanni Battista. Sì, proveremo a interpretare questo valido condottiero che, diciamo, appena ha visto Gesù che arrivava verso di lui, si è fermato e quindi gli disse: ma sei tu che devi battezzarmi? Invece Gesù gli disse: continua a fare quello che stai facendo. Ecco, che esperienza è stata quest'anno? Beh, con Fabio, diciamo, ci divertiamo e poi è sempre una cosa positiva, visto che ci sono sempre nuovi ragazzi un po' più giovani che si divertono con noi e creano sempre quell'ottimismo, quella situazione positiva che ci fa andare avanti. Ecco, quest'anno la particolarità che notiamo noi che veniamo da fuori perlomeno è che il gruppo si sta allargando, insomma sta coinvolgendo anche i paesi vicini, insomma un bel segnale. Sì, beh, diciamo che il Molise si deve unire, quindi l'Alto Molise e tutti i paesini limitrofi devono essere tutt'uno per riuscire ad affrontare queste situazioni un po' particolari, questa crisi che si dice, quindi dobbiamo essere tutti uniti e tutti uniti per l'unico scopo, stare insieme e cercare di creare qualcosa. Ultima domanda, dove nasce questa tua passione per la recitazione? Spirito di servizio oppure avevi qualcosa dentro di te? Ma no, guarda, mi è sempre piaciuto così, trasformarmi e cercare di provare a interpretare qualcosa di forte e poi, sai, mi riesce bene, quindi penso che ci riesco. Siamo con Cleofe Amicone, l'abito nero dice tutto, interpreta il ruolo di Maria, l'addolorata, uno dei ruoli più importanti, sicuramente impegnativo. Sì, è impegnativo, bellissimo, è veramente commovente e la prima volta quando ho visto la scena da fare mi sono commossa perché mi sono proprio immedesimata. Questa è la seconda volta che partecipo, diciamo recita, non so come dire, e ringrazio Fabio, Paolo che mi hanno inserito perché è una bellissima esperienza, ci tiene uniti e insomma facciamo del tutto per poter dare a tutti un qualcosa di commovente e piacevole e un ritrovo anche per noi tutti. Che esperienza è stata per lei far parte di questa squadra, di questo gruppo? L'esperienza è stata bellissima, mi piace, mi soddisfa, sono contenta. Tra l'altro questa sera lo scenario è davvero particolare, una delle chiese più belle di Agnone. Più belle, sì, è vero. In effetti io non la conoscevo, sono stata in Agnone, ho fatto il liceo, però non mi era capitato di venire in questa chiesa. Beh, l'ho ritrovata ora per questa occasione. Ci sono anche dei giovanissimi coinvolti in questa rappresentazione. Tu come ti chiami? Maria Chiara. Quanti anni hai? 12 e mezzo. Qual è il tuo ruolo? La figlia della Maddalena. Ti è piaciuta questa esperienza? Sì, sì. Cosa ti è piaciuto di più?
Mi è piaciuto provare con tutte queste persone di varie età e è stata una bellissima esperienza da rifare, da riprovare. Ecco, un'altra giovanissima attrice, come ti chiami? Giorgia. Quanti anni hai? 10. Qual è il tuo ruolo? La Madonna Fanciulla. Ti è piaciuto stare con questa gente? Sì, a me tanto. Lo rifarai? Sì, tante volte. Siamo con Fabio Verdone, è il regista di questa rappresentazione, Passione e Resurrezione di Gesù Cristo. Forse per lei questa sera la soddisfazione è doppia, perché al di là di aver centrato ancora una volta il risultato, la chiesa è gremita di gente, i ragazzi sono entusiasti, per l'appunto si è una chiesa davvero particolare, San Francesco. Molto bella, forse la location più bella di Agnone. Chiesa monumentale, purtroppo è chiusa perché per mancanza anche di sacerdoti, però possiamo notare le sue bellezze artistiche, statue meravigliose, soffitti bellissimi, dipinti, e che devo dire, ce la mettiamo tutto per far sì che Agnone dia ancora questo scatto di vitalità. Ecco, di solito il messaggio che c'è dietro queste rappresentazioni è sempre quello di mostrare a tutti che Agnone si vive una situazione difficile, ma non ha affatto intenzione di mollare. No, assolutamente, non dobbiamo mollare, anzi dobbiamo essere da stimolo a tutta la regione, perché il Molise è una bellissima terra ancora da scoprire, da viverla tutta, e soprattutto c'è gente fantastica. Parliamo di questa rappresentazione, qual è la particolarità? Particolarità, questa è stata una sfida, perché portare la passione dentro una chiesa dove non c'è un palco, dove le luci sono fondamentali, gli spazi sono molto ristretti, però poi alla fine c'è la bellissima, come possiamo dire, scenografia naturale della chiesa. Poi i ragazzi sono tutti abituati, bravi, ottimi attori, diciamo.